riempiti con gli amici di classe. E qualche altro bambino, perché noi non facciamo differenze di classi o di costume o di come si vestono, non le facciamo queste differenze. Allora è inutile che ci nascondiamo, sono stanco, però ho tanta voglia. Sono stanco perché è iniziato tutto dalla fine di agosto, da quando Salvini ci ha dato l'opportunità. Ci ha dato l'opportunità che Marano andava a voto e vogliamo una Marano diversa. Ma non è che la voglio per me, la voglio per tutti. Oggi ci troviamo un bivio, ci sono due persone, è inutile che ci vogliamo nascondere, qualcuno vuole l'ombrello solo quando piove, oppure si vuole nascondere dietro un dito, è inutile che ce lo diciamo. C'è una parte della stampa che è presente e un'altra invece che non è presente, non se lo immaginiamo anche perché non è presente. C'è Rodolfo Visconti con la sua storia personale, con i suoi limiti, come... Io ho paura quando viene quell'operaio a casa che mi sa aggiustare le tapparelle, mi sa mettere le piastrelle, mi sa fare l'idraulico, mi sa fare un po' di tutto, io penso non sa fare nessun lavoro. E noi di là abbiamo una persona che sa fare tutto, ha tutte le soluzioni, però guardiamo all'esterno di questa sala consiliare e ci rendiamo conto che tutte quelle soluzioni poi non hanno preso corpo, non hanno preso vita, non esistono quelle soluzioni.